E apriamo adesso la nostra parentesi dedicata alla Fiorentina Women con la rubrica sigla. E diamo subito ancora uno sguardo alla classifica con la Fiorentina in testa, al vertice della graduatoria con 33 punti, poi appena sotto Brescia e poi il Verona. Insomma, è una Fiorentina davvero a schiacciasassi, possiamo dire, della Serie A femminile. Fattori. Adesso stiamo facendo delle bellissime cose, poi come dico sempre, insomma... Calcio, ma questo tono, voglio dire, non avete perso nessuna partita, avete pareggiato nessuna partita, soltanto nel girone di ritorno dobbiamo far visita alle migliori e lì dobbiamo dimostrare di essere la migliore. Per adesso lo stiamo dimostrando, cioè, non posso dire niente, insomma, ci mancherebbe altro, non voglio lo fare... Lo ripetiamo, l'obiettivo noi lo sappiamo. L'obiettivo io l'ho detto anche tanti anni fa, cioè anche tempo fa, cioè non mi tiro mica indietro e vincere lo scudetto e sperare e anche arrivare in finale Coppa Italia e poi la finale Coppa Italia vediamo. Però l'obiettivo è importante averlo, noi quest'anno possiamo averlo perché? Perché abbiamo una squadra che giustamente deve mirare a quell'obiettivo. Sauro è l'unico che può far tornare Diego a Firenze, perché tu vorrai mia e con lo scudetto un torni a festeggiare. Io so questo. Quindi sei l'unico che ci può riportare Diego a Firenze. No, io sarei felicissimo più che altro per la Fiorentina, dire la verità, perché insomma è stato di grande supporto, ci ha messo veramente cuore viola, come si vuol dire, la società. E noi però dobbiamo essere bravi a ripagarla, bene, essere chiaro. Io non mi tiro indietro, assolutamente. Intanto andiamo a guardare la sintesi della partita contro il Tavagnacco, la partita il recupero della 10ª giornata che però di fatto ha chiuso il girone di andata, terminato 4-1 per la Fiorentina. Entrano ora in campo le formazioni, ancora del fischio d'inizio che arriva in questo momento, inizia Tavagnacco Fiorentina, Bartoli Tortelli, parte ora la battuta nel mezzo, arriva Parisi e è gol! 1-0 della Fiorentina, 14° minuto, perde l'equilibrio, tocca però la palla di Orlandi, palla nel mezzo, adesso c'è Brumana che può colpire, interviene Vicinucci e salva questa azione pericolosissima. Fiorentina, guardate gli accoppiamenti, palla nel mezzo, c'è Orlandi che colpisce di testa, c'è ancora Parisi che prolunga, però l'arbitro ferma tutto, probabilmente... o un fuorigioco, una carica là. Direttamente in porta, palla che scende, traversa di Bonetti, c'è però Parisi che colpisce e palla che in rete, 2-0 per la Fiorentina, doppietta di Alice Parisi dopo la traversa colpita da Tatiana Bonetti, quindi si chiuderà benissimo il primo tempo della Fiorentina. Va a battere questo calcio d'avvio della seconda metà che inizia in questo momento nella rimessa laterale, ritmi indiavolati ora, Paroni nel mezzo a cercare Brumana, ma c'è Tortelli che però sbaglia, attenzione Brumana, miracolo di Orstrom e poi Vicinucci allontana il pallone. Scambio ancora con Parisi, palla nel mezzo, Parisi un tocco, si accentra, sterzata nel mezzo sul secondo palo, palla che esce di pochissimo, che si accentra Bonetti, attenzione c'è spazio per il tiro, taglio nel mezzo per Adami, il suo tiro, palla che esce di un soffio. Caccamo in due tempi, prova a seguire Bonetti sulla destra, ci riesce, numero 10, sterzata all'interno, il suo tiro e il 3-0 della Fiorentina che allunga ancora e mette un'altra rete di divario con Tatiana Bonetti, 3-0. Anche il recupero più o meno saranno 10 minuti di recupero, già giocare ancora, ora lancio lunghissimo per Guagni che è velocissima da sola contro il portiere, Guagni il suo piattone non riesce verso Bonetti che si appoggia di testa per Parisi, ancora lancio lungo verso Caccamo che ha l'energia e la freschezza per fare, Caccamo da sola, il suo tiro e insacca il 4-0, poker della Viola. Fiorentina, passaggio ottimo di Caccamo per Fusini che porta avanti il pallone, Fusini Zazza potrebbero dialogare le due, Fusini da sola dovrebbe provare il tiro, fa tutto da sola, il suo tiro davanti al portiere che alla fine c'è, era 18, ora vorrà provare anche lei a mettere il suo nome sul registro delle marcatrici, tanto la parte opposta Brumana, Orson Sala, attenzione Brumana e mette in rete questo pallone dopo un rimbalzo favorevole, 4-1
croce sul primo palo, Caccamo la vede, prova a servire in questo momento, adesso Zazzera, ottimo dribbling in area, il suo tiro, palla che sale di poco, altra bellissima chance per la Fiorentina, con l'ultimo tocco, finisce qui invece la partita, non lascia giocare l'arbitro, l'ultima palla, l'ultima rimessa, finisce 4-1 tra Fiorentina e Tavagnaco. Ma è stata una settimana che sono emozionata sinceramente per questa gara, è molto emozionata prima di entrare in campo perché chiaramente qua ho 6 anni, ho praticamente quasi tutta una vita, ecco, quindi era una partita molto particolare, molto speciale, e chiaramente importanti i 3 punti, li abbiamo portati a casa nonostante comunque il campo che magari non ha premiato il nostro gioco, però sì, contenta per il risultato e anche i 2 gol. La prossima settimana, per la precisione il 7 febbraio, sarete premiati voi a Reggio Emilia insieme anche alla Juventus e a tutte le società che al 7 di gennaio avevano il miglior punteggio nei campionati italiani maschili e femminili di pallacanestro, calcio, pallavolo e rugby. Quindi bello, è una bella cosa. È un grande riconoscimento. Siamo molto contenti. Campioni del primo tricolore, sì. Andare insieme alla Juventus a ricevere questo premio, che effetto fa? Ma io penso di non andarci, ci andrà il presidente, penso Mencucci, e penso sia molto soddisfatto, insomma penso la società sia contenta di questo premio. Quindi non andrà in trasferta a Sauro Fattori? Ma io penso, ho da fare allenamento, insomma, io ho da pensare ad altro. Lo dico sinceramente. Tranquillo, lo trovano, uno ci va, c'è da andare a prendere premi. Il problema è quando cominciano a perdere e scompaiono tutti. Ma non alla Fiorentina, dappertutto succede. Dappertutto. La forza della Fiorentina femminile? Beh, la nostra forza, beh, in questo momento anche i numeri dimostrano la nostra forza. Insomma, abbiamo fatto 43 gol e abbiamo subito 4, insomma. Numeri pazzeschi, 43 sì. Gol fatti, siamo, 4 subiti. Per ora la forza per adesso è il gruppo, perché noi stiamo veramente facendo molto bene, cioè, ma come gruppo io intendo dal dirigente fino ad arrivare all'addetta agli abiti, per capirsi. Io in questo momento va tutto bene, però dobbiamo stare attenti, insomma, che sarebbe anche una delusione non finire con un obiettivo importante. E come Fattori riesce a mantenere alta l'attenzione di tututti, essendo anche dominando così l'attenzione, con questi andare a prendere premi che tutte le partite. Come? L'attenzione è andare a prendere i premi di metà campionato, a me mi interessa andare a prendere i premi quelli veri. Sono premi sostanziosi? No, premi per la società, non per noi, no. Parlo per la società. Soltanto per la società. Che non è poco. No, certo. Torniamo a parlare di Fiorentina maschile, lo facciamo ascoltando le parole di Paolo Sousa per quanto riguarda il mercato, sempre nella conferenza stampa di oggi. Cioè, il mio messaggio sarà sempre lo stesso, cioè, io non mi aspetto assolutamente nulla, sono stato molto chiaro con voi, prima con i proprietari, con il presidente e dopo con il direttore quando è arrivato, lui mi ha chiesto la mia analisi della squadra. Nel primo confronto, nella prima riunione che abbiamo avuto a Lisbona, gli ho detto, secondo me, per mantenere la competitività o poter alzare quelli che sarebbero i punti fondamentali per migliorarci, e dopo tocca sempre a lui e alla società prendere le decisioni, io allenare quelli che ci sono. E abbiamo preparato quest'oggi in redazione le schede per conoscere meglio anche i due nuovi nomi della Fiorentina, anche se uno in particolare aveva già vestito la maglia della Fiorentina al torneo di Viareggio, Fabio. Sì, Castrovilli in particolar modo, fai riferimento a lui. Insomma, noi abbiamo provato un po' a sintetizzare quella che è fino a oggi la sua carriera. Ovviamente il 97 può vantare solo 11 presenze in Serie B, raccolte negli ultimi 3 anni, ragazzo molto giovane, però dal valore di mercato già abbastanza elevato, 400.000 euro. Il triplo, come 400.000 euro? Era il suo valore di mercato. Era il suo valore di mercato al momento del trasferimento. Può fare il trequartista come ruolo naturale, ma insomma è stato impiegato anche nel corso di Viareggio come centrocampista centrale. A Bari ha fatto anche l'attaccante esterno. L'altro nome, appunto, l'altro nome per il settore giovanile, per la primavera di Guidi, anche se ovviamente questi sono due giocatori che hanno prospettive di prima squadra, quello di Giuseppe Scalera. Per lui addirittura solo 3 presenze da professionista in Serie B, un valore di mercato che
che si aggirava intorno a 250.000 euro, un terzino destro, classe 98. Leggo terzino destro addirittura. Sì, no, secondo me ormai si parla di difensori, si parla di centrocampisti, insomma anche trequartista è un po' complicato. Anche perché secondo me si dà delle responsabilità un po' grosse. È un centrocampista. No, Castroville costa 1.2 milioni in realtà. Sì. Che è una cifra altissima. Sì, sì. No, Fabio diceva che il valore di mercato, secondo insomma anche dei siti di riferimento molto specifici, era di quelle cifre. La Fiorentina in questo momento ha dovuto accelerare un'operazione, avrebbe fatto a giugno, perché a giugno lui va in scadenza di contratto ed è libero. E a quel punto effettivamente avevo paura di non arrivarci. E qualcuno ci arrivasse. E quindi ha preferito farla ora perché evidentemente crede molto in questo ragazzo. L'anno scorso era fatto a Viareggio, mi ha fatto bene, insomma io l'avevo incontrato anche sull'aereo mentre veniva, perché io l'avevo già fatto a Bari, e lui stava venendo su, insomma, mi è parso anche un bravissimo ragazzo, insomma, che conta anche quello secondo me. Mi aveva fatto un'ottima impressione in aereo perché mi chiedeva, giustamente da ragazzino, insomma, veniva qua a Fontanella di Viareggio, a Fiorentina, per lui deve essere un orgoglio, insomma. Cioè ormai punti d'arrivo si parla più, ma insomma comincia a essere un punto d'arrivo importante. Ora parliamoci chiaro, insomma non è semplice giocare nella Fiorentina, cioè, insomma deve essere più che orgoglioso di venire in una squadra importante di campionato italiano. Abbiamo iniziato la trasmissione parlando e nominando ovviamente anche Kalnić, che è rimasto a Firenze. Vedremo poi anche cosa accadrà nella sessione estiva. In questa però sessione di mercato invernale, se Fattori dovesse scegliere se sacrificare ad esempio Ilicic o Babacar, ad esempio, generalizzando, un giocatore del profilo di Ilicic e uno dal profilo e le caratteristiche di Babacar, quale sarebbe? Ma siamo proprio convinti di trovare di meglio? Io aspetto sempre, io dico sempre, poi questa cosa qui spetta a Corvino, non ci mancherebbe altro, però io dico, stiamo attenti, delle volte si fa sempre l'erba degli altri sempre più verde, no? Stiamo lì, tranquilli, si sta andando bene. Poi sarà Paolo Sosa a dirmelo, cioè, devo certamente essere io, cioè Paolo Sosa conosce la vera realtà, insomma, della sua squadra e sicuramente la società, penso, che farà di tutto per accontentarlo se lui vorrà essere accontentato. Poi vediamo. No, di meglio non si trova, ma perché semplicemente finora negli ultimi sei mercati andava via uno e sempre arrivava uno peggio. Quindi è difficile. No, dai, però comunque secondo me, da Gomez in poi. Scusate, io però voglio fare un discorso. Lo sapete, io non mi esprimo mai. Però io su giocatori mi esprimo. Cioè, Ilicic, secondo me, è un grande giocatore. Però Sauro. E io ovviamente Babacar è un giovane, ci vuole un po' di tempo, però insomma ho visto a Chiave, ha fatto però, bene, però se il quesito è o per me no, non c'è dubbio, ma te la pongo che così. Di scegliere Ilicic perché è un 88 mentre Babacar è un 93, cioè non... Poi Babacar l'hai creato in casa, l'hai cresciuto in casa, ti fa comodo anche per le nuove regole. Esatto. Te la pongo così, poi sarei d'accordo anche voi. Sacrificare uno per l'altro, io sacrificherei. Siccome la Fiorentina, io sacrificherei nessuno. Esatto, però, anch'io. Siccome la Fiorentina è una società che per fare mercato, e su questo saremo tutti d'accordo, visto che vige l'autofinanziamento, ha bisogno di introitar soldi dalle vendite, non solo la sacrificare Ilicic, che comunque in questo momento hai Bernardeschi, ti permetterebbe di provare a comprare in altri settori, in altri ruoli, Fabio? Dove sei scoperto. Ti fermo, perché prima i tifosi ti incalzavano sui nomi che insomma potrebbero rinforzare la Fiorentina. Allora io mi sono messo un po' qua a scervellarmi per vedere un ma po' cosa è successo. Ma tu caschi nelle provocazioni. Ma no, io voglio cascarci invece la provocazione e voglio rilanciarla la provocazione addirittura. Perché Vai. Ti dico, quest'anno tra Dix e Dragoschi e considerando anche gli acquisti di Baez e Schettino, che sono ancora della Fiorentina, sono stati spesi intorno ai 12 milioni di euro. Allora, circa quanto hanno speso Lazio, Genoa e Sampdoria per comprare Lukaku, Simeone, Torreira e Nestorowski, quello del Palermo. Quindi ti dico, probabilmente al di là di quanti soldi deve introitare la Fiorentina, poi bisogna saperli spendere anche bene, perché Lukaku è il terzino sinistro titolare della Lazio, è costato appena 5 milioni, Simeone che è uno dei talenti in esplosione di questo campionato di Serie A, ne è costati appena 3, Di Marco ad esempio che è andato all'Empoli, è un titolare, è un giocatore che sicuramente si farà, è in prestito dall'Inter, Torreira, uno dei centrocampisti che più ci piace, che più ricorda anche Pizarro, è costato appena 2 milioni, Nestorowski, non ve lo dico neanche quanto è costato,
mercato, perché sennò ci prende male, è costato appena 500.000 euro. Non ci scordiamo. E la Fiorentina su questi giocatori qua, purtroppo, secondo me, ha un po' dormito, ecco, e questo va detto. La Fiorentina, poi, però la Fiorentina è sbagliato qualche valutazione. Sì, però la Fiorentina a Bernardeschi, a Chiesa. Giusto, giusto. Valore aggiunto. Valore aggiunto, ma a cui? Gli altri mi sembra che dal settore giovanile. Benissimo, ma siamo d'accordo. Guardiamo un po'. Però siccome abbiamo preso anche giovani che poi fanno fatica a fermarsi, come Dix e Dragoschi, e li abbiamo pagati alla fine dei conti. Toledo che non è stato pagato perché è in prestito, ma Torreira che è costato 2 milioni, l'avete mai visto? Ma è stata brava la Sampdoria a trovare. Giusto, parte, cioè, sono tutti lì sul mercato, non è che certo, tutti però, aspettano. Però se tutte le volte prendiamo il Baez o l'Ardaitz di turno dal Danubio 99, mai una presenza di importante, che ne so, in Libertadores o in un campionato importante, beh, allora lì mi vengano dei dubbi. Ma probabilmente anche la Sampdoria ha preso dei bidoni. Torreira è bravissimo, può darsi abbia sbagliato qualche certo, altro. Certo, ma io non dico non che la Fiorentina sbaglia per forza. No, sbaglia per forza. Non è semplice comprare a poco. Cioè, trovare un titolare per la Sampdoria è più semplice che trovarlo per la Fiorentina, non ce lo dimentichiamo. Ma un titolare della Sampdoria può essere un'alternativa della Fiorentina. Ma alternative anche la Sampdoria poi che la fa. Bandisco la parola alternativa. Voglio titolari, le alternative le lascio a segnare. Comunque Nestorovski lasciamola in parete. Sentiamo. Andiamo a vedere la formazione intanto anche della Fiorentina, perché altrimenti poi non abbiamo tempo. La formazione ipotetica che insomma la redazione ha preparato per la gara di domani. E vado dalla mia curva Fiesole. Prego, volevate intervenire? No, io volevo intervenire su sì. Nestorovski prima, sì. Che Saulo gli dice... No, starà... Cioè, è un bel giocatore. No, un bel giocatore, ma non mi metterei mai mai. Però dico, è al Palermo. Il Palermo, insomma, può darsi, si sente già retrocesso, ma se si può un attimino salvare, se dà anche Nestorovski, allora... Sì. Cioè, allora, però è un giocatore, il concetto non considerando, è... Ma il Palermo ci prova, però il Palermo ha preso Nestorovski e c'ha 10 punti. Se noi avessimo preso Nestorovski e aveva 10 punti, qui a quest'ora non si era neanche a ragionare. Fabio. Primavera è stato pagato 2,8, Nestorovski gioca in una prima squadra in Serie A, poi nella peggio squadra della Serie A, però ha costato 500.000 euro. Sì, ma Dix è giovane, aspettiamo, perché nella Fiorentina giocare non è semplice, non è come giocare a Palermo. Ma su questo non si mette in dubbio. Io spero anche che Dix diventi un terzino da 20 milioni. E che lo venga venduto al Chelsea spero che l'occhio lungo di Corvino sia stato importante. Perché se la Fiorentina ha Kalinic, certo. Se avesse venduto Kalinic e avesse in tasca 40 milioni di euro, francamente io mi accontento. Quanto si era pagato Kalinic? Io voglio giocare 5 milioni all'incirca, avendo 40 milioni di portafoglio. Alberto Panizza, un attimo, Alberto Panizza. Io credo che una società che abbia veramente ambizione compra giocatori sia giovani in prospettiva, ma anche giovani di livello pronti per la prima squadra. E questo purtroppo non è successo. Le promesse e le ambizioni dichiarate dalla proprietà, non siamo noi che si chiede giocatori o che questa proprietà spenda quattrini, i soldi, la società è loro, i soldi sono loro, hanno tutto il diritto di fare come meglio credono, ma nell'interesse della squadra non c'è stato nelle ultime campagne acquisti giocatori di livello, ti dirò, ma anche nell'ultima soprattutto, forse abbiamo comprato un ragazzino, forse un altro, ma se sono 5-6 arrivi sono tutti prestiti con diritto di riscatto, che sono stati messi già in bilancio come possibile riscatto, per cui le cifre introitate dalle vendite di giocatori buoni sono belle bloccate, perché se riscattano quelli non c'è più una lira. Lasciamo fare. No, devo andare in chiusura, devo salutare assolutamente. Va bene, i saluti li fa Petia, la facciamo bene quella sola su Petia, come il padrone di casa. Prego. Comunque sono nuovo, voglio fare complimenti, spero che Paolo Sosa legga la formazione che si è mandato in onda, perché è la migliore possibile per battere Napoli. Allora, la rimettiamo e con questa vi salutiamo. È la prima volta siamo d'accordo, in particolar modo ringrazio Sauro Fattori, che comunque andiamo è venuto a Napoli per comandare in studio, e facciamo i nostri migliori auguri per il giorno di ritorno alla Fiorentina Women's Football Club. Grazie allo studio di questa sera. E ovviamente grazie a voi di essere stati in nostra compagnia. Io l'Express torna la prossima settimana, così come Accomazzurro, ore 21:20, ore 21:50, ovviamente lo studio sulla Fiorentina. Buonanotte.